Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Quando siamo raffreddati, come dobbiamo comportarci? Cantare in libertà. Intanto, prevenire è meglio che curare, si dice, no? Quindi, se siamo dei cantanti, abituiamoci a portare magari una sciarpetta al collo. Se dobbiamo passare da un ambiente caldo a un ambiente freddo, e quindi copriamoci, oppure se abbiamo l'aria condizionata in una sala ricevimenti, ad esempio, e veniamo da fuori che invece fa caldo, cerchiamo sempre di respirare con il naso, perché abbiamo detto che attraverso il naso l'aria si riscalda, si depura e quindi non è aggressiva direttamente arrivando alla gola. E se nonostante la prevenzione comunque ci raffreddiamo, perché accade a tutti, e dobbiamo cantare, come dobbiamo comportarci? Io vi consiglio, ad esempio, la sera prima del concerto di fare dei suffumigi, i cosiddetti vapori, mettendoci dentro fiori di camomilla, miele, bicarbonato, delle sostanze emollienti che ci aiutino ad ammorbidire. E questo lo facciamo la sera prima di andare a dormire, senza poi uscire, altrimenti noi abbiamo tutte le vie respiratorie aperte e ci prenderemo tutti i microbi del mondo. Bene, allora vi spiego velocemente come preparare i suffumigi. Prendiamo una pentola, la riempiamo di acqua, circa 1 litro, e la mettiamo sul fuoco. Bene, l'acqua sta bollendo. Prendo del bicarbonato e ne metto un cucchiaio nell'acqua calda. Poi possiamo utilizzare anche del miele, dei fiori essiccati di camomilla, oppure se non abbiamo i fiori essiccati possiamo mettere direttamente una bustina di camomilla. Possiamo usare del miele, possiamo usare degli oli essenziali all'eucalipto, ad esempio, tutte sostanze emollienti che ci aiutano a respirare meglio, e soprattutto prima di andare a letto è importante fare questi suffumigi. Poi prendiamo un asciugamano, in modo da non disperdere i vapori, e respiriamo sia con il naso che con la bocca per 5 minuti circa. Poi, quando arriva la mattina e la sera magari abbiamo il concerto, cerchiamo piano piano di capire se la nostra voce è in forma più o meno oppure per niente. Quindi iniziamo col bere un po' di acqua, facciamo piano piano dei suoni muti, facendo sì che la voce piano piano si riscaldi e facendo dei piccoli esercizi e anche poi iniziando a cantare qualche pezzettino di canzone, ah, giusto per capire come è messa la nostra voce. Se vediamo che proprio la voce non ne vuole sapere dopo un po', io vi consiglio di chiamare il locale che vi deve ospitare e avvisare che non potete farcela cantare, perché io eviterei di fare brutte figure. Ovviamente questa è una cosa normale, ovvia che sto dicendo, però è meglio avvisare prima un gestore che poi può organizzarsi. Pronto? Osteria 69. Buongiorno. Ascolti, io stasera non posso venire per il concerto. No, non esiste proprio, non esiste proprio. Tu devi venire perché io mi sono impegnato. Sì, lo so, lo so. Ho fatto stampare tutti i manifesti. Ho invitato 200 persone, ho preparato mezzo quintale di sangria. E che mi devo ubriacare da solo? Magari la possiamo recuperare, non lo so. Dica lei come si fa adesso. Io ti addebito tutte le spese, capito? Ovviamente se evitate di raffreddarvi è meglio. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale.
Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.